cazzuole. È iniziato il periodo in cui dobbiamo metterci la felpa, in cui abbiamo tirato fuori i piumoni e le coperte. Ora qui c'è una desperados, perché sono disperato. Allora, se mi sentite un po' sonnato e mi vedete un po' sonnato perché sono assonnato. La luce spara flashata in faccia perché non mi ricordo come l'ho messo nell'ultimo vlog. E sto facendo questo video di mattina alle 11 di mattina perché non c'è nessuno in casa. Io posso dire il cazzo che mi pare. Posso urlare, posso fare il che mi pare. Posso dire pisello fritto e nessuno dice niente. Bella a tutti ragazzi, siamo qui con un altro video dove fo i 10 minuti di verità. E non so se viene 10 minuti, ma comunque io lo fo, io leggo le domande che mi avete fatto su Instagram. Allora, non sono tante, perché ormai il mio canale cioè, mi sembra molto inattivo, nonostante continui a mettere video. Non so perché questo è solo una cosa vostra, perché fate conto che all'inizio facevo 5.000 views a video. E adesso ne fo, se va a disegni ne facevo. E adesso a disegni ne fo, sì e no, 300, 400. E la cosa mi fa incazzare, però non è colpa vostra, si vede che mi hanno annoiato, vabbè, che devo dire. Allora, io direi di iniziare subito con le prime domande. E io ho le domande davanti, voi non le potete vedere, sono sul tablet. Allora, ti fidanzeresti mai con la tua migliore amica? No, cazzo. Non è la domanda, l'unica domanda che mi è arrivata sulla Giulia. E io e la Giulia siamo troppo, a parte siamo migliori amici. Ma poi siamo troppo, veramente troppo amici, cioè, è come la mia sorella. La conosco da quasi tutta la vita, la conosco penso da 15-16 anni, io 19, fate voi. 10 minuti di vita, quale animale sei voluto avere ma non hai mai avuto? Allora, io, a parte vabbè i classici cani, no, gatti veramente no, però vabbè. I cani, animali normali, ho sempre voluto un Doberman o un Rottweiler. Più Doberman perché è veramente, veramente figo. Poi, di animali un po' più strani, ho sempre voluto una capra e una gallina da portare in casa, tutta puliti, o un maialino. Però la capra e la gallina di più, forse di più la gallina. Allora, la scala è gallina, capra, maialino. Cioè, mi sono sempre immaginato me che lo porto, li porto a spasso con, come si chiama? Come cazzo si chiama? Col guinzaglio in giro per la città. Mamma quanto è bello. Quanto è bella questa scena. 10 minuti di vita. Che tipo di ragazza odi? Allora, io odio la ragazza rozza. Tipo quella che... Bella, bravo, che cazzo dicevo. Io ho cagato prima di essere che strozzo ho fatto. Era grosso così. Una cosa del genere. Ho sempre odiato le ragazze rozze. Cioè, una ragazza... Sei una ragazza, avevi una certa femminilità. Qual è il disegno che ti ha fatto penare maggiormente? Allora, probabilmente questo. L'ho fatto addirittura due volte, lo riniziai quando ero tipo a metà disegno perché feci male una cosa. Di solito non lo fo mai due volte i disegni, ma questo lo iniziai perché volevo farlo, mi piaceva tanto il soggetto e l'ho rifatto. E niente, probabilmente questo. 10 minuti di verità, il genere di musica preferito? Allora, io non ho un genere specifico, se non so mi piace... L'ascolto, per esempio nella mia playlist ci puoi trovare di tutto. C'è una di Alessandro Amoroso. Cioè, pensate voi, cioè, di solito non si aspetta nessuno come io ascolti questa genere di canzone. C'è una di Alessandro Amoroso, mi sembra. Poi una, no forse, no una sì, era dei One Direction, che, cioè immaginatevi. Ascolto veramente di tutto, se non so mi piace, non è che metto a giudicare quella è. Addirittura tempo fa ne avevo una o due di Justin Bieber. Oh, se mi piace la canzone non ci posso fare niente, ragazzi, mi piace, basta. 10 minuti di verità. Sei mai stato veramente... cazzo, non so leggere. Sei mai stato davvero innamorato? Allora, davvero innamorato? Sì, due volte. E per mia fortuna, perché è veramente una cosa bella. Però è un'arma a doppio taglio. Probabilmente l'ho già detto in un video. Cioè, alle fine le domande sono sempre le stesse, ragazzi. Non so perché mi fate sempre le stesse, però... Vabbè, io rispondo a quello che avete fatto. 10 minuti di verità, qual è il tuo sogno nel cassetto? Allora, io... Non è un sogno preciso. Praticamente essere conosciuto per... sì, vabbè. Diventare un famoso disegnatore, essere conosciuto per i miei disegni, per...
per i miei speed drawing e queste cose qua. Ora, se, cioè, mi piacerebbe molto molto avere successo con YouTube riguardanti i miei speed drawing, cioè appunto essere conosciuto su YouTube soprattutto, che poi si può aprire qualsiasi strada se divento conosciuto su YouTube per i miei disegni. Cazzo. L'anello del potere! Appunto, essere conosciuto su... Praticamente essere conosciuto su YouTube per i miei disegni. Inshallah. Poi, cioè, appunto, mi si può aprire... si possono aprire molte strade. La tua paura più grande è quella che non riesci proprio a affrontare. Allora, io non ve lo dirò mai! Allora, c'è una paura che, a parte... Se no, non si dirò mai le paure, perché poi c'è... C'è chi le usa contro di te! Ma questa non la potete usare in teoria, perché non è che è una cosa, un oggetto, un ragno, un animale... Un animale o cosa del genere. Io ho la paura del buio, la veramente, veramente paura del buio, mi manda fuori di testa, ragazzi, non ci posso fare niente. A livello artistico, come ti vedi fra 10 anni? Io spero di non diventare uno di quelli che a Firenze si è per strada, sulle mattonelle, cioè sulle mattonelle, insomma sulla strada, con i gessetti, cioè spero veramente di no. Ricordi logica, se continuo a allenarmi fra 10 anni, cioè se continuo a allenarmi fra 10 anni sarò ancora più bravo. Hai mai provato qualcosa più dell'amicizia per Giulia o lei per te? Allora, lei per me non credo. Io per lei sì, all'elementare. E mi piacque, tra l'altro mi fece fare una figura di merda, ma eravamo lì al supermercato, lei voleva sapere che mi piaceva. E io no, non te lo dico, bla bla bla, sempre così. Ma proprio a romper cazzo! Mi massi, girò e fate, oh via Giulia, ti piaci te? E lì... Cioè, diventò tutto più scuro, come quando arrivano i dissennatori. Tutto quel freddo, quella cosa brutta e... Da cosa o chi prendi l'ispirazione per i tuoi disegni? Allora! Io disegni, sì, disegni, l'ispirazione è da un artista italiano che su YouTube ha tipo 950.000 iscritti. È il, secondo me, la persona più brava del mondo a trattare l'iperrealismo e fa veramente delle cose eccezionali, ragazzi. Tra l'altro mi segue su Instagram e lui segue solo 90 persone, tipo, e mi è preso un infarto. E a volte ci parlo anche per email e mi piglia veramente male ogni volta e vedo che lui ha risposto alla mia email. E niente, io spero anche che mi pigli sotto la sua ala in qualche modo, non lo so. Quante volte ti capita di voler disegnare e non poterlo fare, o ritrovarti con un foglio avanti e non avere la minima voglia di mettere mano alla matita? Allora, ragazzi, voi ogni volta non capite una cosa. Cioè, io non è che fo i disegni perché devo fare video su YouTube, cioè perché non carico un video da una settimana e così così. A parte non ho nemmeno una partnership, perché a parte che il mio canale e i disegni, eccetera, ve li cagate in pochissimo. E io non capisco perché all'inizio 5.000 views, 5.000 persone, e ora è in 400 su un disegno. E poi, cioè, non è che io appunto non faccio disegni perché non faccio un video da un po'. E quindi io disegno quando voglio, non è che sto a vedere queste cose. Allora, 10 minuti di verità, questa è forse la più... Non lo so, più interessante. Come stai? È proprio una semplice domanda, diretta, bla bla bla. Come sto? Come sempre, sto un po' angosciato perché un po' depresso, le mie solite cose. Io ho il problema di essere troppo... Allora, in questo periodo, essendo io troppo ambizioso e sognando troppo... In questo periodo sto pensando tutte le notti praticamente, perché poi arriva la notte, sa, la notte quella è il periodo della giornata in cui si pensa di più. Arriva la notte e inizio a pensare al mio futuro, a cosa posso fare, anche al mio canale, ai miei disegni, puttanate varie, a come poter crescere più velocemente, con gente che... insomma, come farmi notare di più in ambito artistico. E poi, vabbè, altre cose, altri pensieri miei, però lasciamo fare, ragazzi. Vabbè, dai, sto. E minchia frate come sto, e minchia frate come sto. Preferisci il sesso o l'amore? Allora, proprio qui stravince l'amore. Ma non perché voglio fare il sentimentalista. Perché io, allora, lo dico senza alcuni problemi, perché sono uno che non si fa problemi. Non ho tabù su sta cosa, sul sesso. E io ho fatto l'amore con la mia ex, non più di non so, una sola volta. E stravince sul sesso.
Per chi ha fatto l'amore mi capisce, che è veramente la sensazione è veramente una cosa allucinante, però non voglio essere troppo smielato, quindi dico solo l'amore. Voi figli, se sì, quanti e dopo quanto tempo di relazione? Allora, io non voglio figli, cazzo, io odio i bambini. Cioè, non mi ha beccato mentre ero in atti erotici qualcuno? Se sì, racconta l'esperienza. Allora, mi stavano per beccare, era un parchetto, e... però non dico niente perché mia mamma potrebbe guardare... Ecco, ho detto mima, è venuto un messaggio da mima. Mia mamma potrebbe guardare i video, quindi ciao mamma, non dico niente. Tu ti disegni, qual è il disegno che ti senti più tuo, che ti rappresenta maggiormente e che hai fatto in un momento particolare? Non ne ho uno in cui... cioè, mi rappresenta, via. Perché comunque sia, ragazzi, si tratta di più realismo, non è che si tratta di... Cioè, sono quasi tutti disegni più realisti miei. Quindi non è che mi ci rivedo rivedo in un pacchetto di patatine o una bottiglia di tennis, cioè capite che voglio dire. Quante volte riprovi a fare un disegno prima che ti diventi perfetto? Allora, io lo fo alla prima, ma non per dire per fare figo, io lo fo veramente alla prima. Poi appunto è successo che due volte, l'ho fatto due volte, perché avevo sbagliato una cosa che non era rimediabile, però di solito lo fo alla prima. Hai mai fatto qualcosa con una ragazza più grande di te? Sì. Hai mostrato un disegno e detto di essere scherzo solo per attirare l'attenzione? No, non sono il tipo. Quante ragazze serie hai avuto? Seria? Una. Ragazzi, il video è finito, anche perché siamo a 18 minuti e 40 e mi sto avendo una crisi perché ho paura che non riesca a farcela entro 10 minuti. Però comunque si chiama 10 minuti verità, però lo facciamo, chiamiamo un altro modo, tipo... Li chiamiamo le fuck come fanno tutti oppure siamo più originali, non lo so, vediamo. E spero il video vi sia piaciuto, lasciate un like, un commento e noi ci vediamo alla prossima, bella.